Dunque, buongiorno a tutti, io sono Paolo Bruschi e sono professore associato al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e con questa presentazione vi andrò a raccontare qualcosa riguardo all'attività di ricerca che svolge il gruppo di cui io faccio parte nell'ambito dei sensori MEMS. Ora, sensori MEMS credo, cioè dispositivi MEMS, credo che tutti voi sappiate cosa sono, comunque l'acronimo indica sistemi diciamo elettromeccanici di dimensioni micrometriche. Dunque, allora lasciatemi iniziare con qualche considerazione riguardo ai sensori. Dunque, i sensori sono dispositivi estremamente importanti e cioè, non volevo iniziare con questo aneddoto perché qualcuno farà gli scongiuri, ecco, per farvi capire l'importanza dei sensori, che spesso viene sottovalutata. Era lontano, ormai lontano 2009, un aereo di linea dell'Air France viaggiava, forse voi conoscete questo caso, viaggiava sull'Atlantico. Due volgari sensori dei tre presenti a bordo, che misurano la velocità dell'aereo rispetto all'aria, hanno deciso di smettere di funzionare. Diciamo, i vari computer, perché su questi aerei è presente ridondanza, come è stato parlato anche prima, sono sistemi estremamente sicuri, costosissimi. I vari computer hanno detto: io non ci posso fare nulla, senza questa indicazione non posso più pilotare l'aereo. Hanno passato il comando al computer biologico che è nella testa del pilota, che non ha saputo fare di meglio, e la situazione è finita in una tragedia. Dunque, questo per spiegarvi che, almeno questa è la nostra visione, non ci può essere innovazione futura se non c'è innovazione nel campo dei sensori. Per rafforzare questa tesi, vi rammento che esiste un grande numero di sistemi artificiali che potrebbero risultare estremamente utili per, diciamo, dare una mano a risolvere problemi importanti come la sicurezza nel lavoro, e che, sui quali sono stati finanziati progetti europei, diciamo, che hanno creduto alle varie promesse, che non li vediamo assolutamente in giro, non ci sono, perché non si possono realizzare in quanto non esistono sensori con caratteristiche adeguate. E questo perché i sensori sono generazioni indietro rispetto all'hardware puramente elettronico e al software. E questo naturalmente è diciamo, è un limite che però è anche una spinta a svolgere innovazione e a sviluppare sensori di tipo nuovo, ai quali noi chiediamo alcune cose. In primo luogo, naturalmente, quello di espandere diciamo, il range di quantità fisiche e chimiche che possono essere misurate con sufficiente accuratezza, sufficiente risoluzione, riproducibilità, eccetera. Diciamo, anche per i sensori che sono effettivamente già disponibili, spesso si richiede di migliorare le caratteristiche di consumo di potenza e di, diciamo, ingombro, per permetterne diciamo, l'incorporamento all'interno di sistemi mobili, reti di sensori, e questo perché è un requisito necessario per, diciamo, in qualche modo consentirne una valorizzazione dal punto di vista economico. E diciamo, un'altra cosa importante, aspetto importante, è il fatto che sempre per sensori già disponibili, diciamo, le applicazioni si sono ridotte in ambiti di nicchia, perché le tecnologie che servono per realizzarli sono eccessivamente onerose e quindi il tutto non risulta economicamente vantaggioso. Ecco, diciamo, i sensori MEMS possono dare una mano, l'hanno già dato, come nel caso dei sensori, diciamo, per risolvere questi problemi, come l'hanno già dato nel caso, per esempio, dei sensori inerziali, che ormai tutti hanno all'interno di cellulari, giroscopi, gli accelerometri, che sono cellulari, macchine fotografiche, danno una mano a fare le fotografie anche a chi ha bevuto, già, diciamo, la mano che gli trema. Dunque, il nostro gruppo svolge un'attività di ricerca nel campo dei sensori MEMS da circa una quindicina d'anni, e ha competenze per quanto riguarda il modeling, che è indispensabile naturalmente per poter fare un progetto di sensori che, diciamo, abbiano prestazioni ottimali, in ambito tecnologico anche. Possediamo le tecnologie realizzative perché crediamo che sia importante sempre arrivare a un prototipo che dimostri la validità delle idee, e anche abbiamo competenze per la prima progettazione
di, diciamo, circuiti integrati analogici, ma anche, diciamo, parte digitale, per l'interfacciamento dei sensori, perché ormai è un requisito, in qualche modo, soprattutto per i sensori MEMS, in qualche modo non rinunciabile, quello di sviluppare assieme al sensore anche un'interfaccia dedicata di lettura che consenta di ridurre ulteriormente le dimensioni e sfruttare al massimo quelle che sono le caratteristiche di sensibilità e di basso consumo di potenza di proprio di questi sensori MEMS. Ecco, vorrei dire due parole, se posso, per quanto riguarda la tecnologia, ecco, in particolare sull'approccio del post-processing, col quale abbiamo ottenuto dei risultati interessanti che noi riusciamo a realizzare presso i nostri laboratori, che consiste nel partire da un chip di silicio che progettiamo e facciamo realizzare utilizzando tecnologie microelettroniche disponibili, standard, disponibili commercialmente, di solito non servono tecnologie di punta, quindi i costi sono molto ridotti, e su questi chip sono già presenti le interfacce di lettura e dei precursori che, una volta diciamo che subiscono i processi che fanno parte del cosiddetto micro machining che riusciamo a eseguire nei nostri laboratori, e anche il packaging che, diciamo, riveste anche qui nei sensori sempre un ruolo attivo, quindi molto importante, riusciamo ad arrivare al sensore finale. Adesso, diciamo, faccio una breve carrellata su quelli che sono le... Ok, brevissimo, sì, ha detto il mio direttore. Ecco, e per quanto riguarda alcune applicazioni che abbiamo realizzato, questa che vedete è uno smart sensor, è un chip che contiene a bordo un'elettronica di interfaccia programmabile e alcuni sensori. Qua, vi mostro una foto ingrandita, microscopio elettronico, che è stata scattata dopo l'esecuzione del post processing. Si può vedere la cavità che è stata, diciamo, in modo realizzata sotto gli elementi sensibili del sensore per isolarli termicamente. E, diciamo, questo sensore è sensibile alla velocità del fluido che gli viene fatto scorrere tangenzialmente la superficie, e una volta che abbiamo applicato un opportuno package, che, diciamo, anche questo viene progettato nei nostri laboratori e realizzato, diciamo, si possono ottenere degli anemometri direzionali, come quello che vedete, su quale abbiamo un brevetto estremamente innovativo, e oppure sensori multicanale per la misura di indipendente con un singolo chip di vari flussi di gas. Ecco, sempre con principi termici abbiamo realizzato dei sensori che misurano lo spostamento, le oscillazioni, diciamo, locali che vengono indotte nel mezzo dalle onde acustiche. L'obiettivo non è fare competizione ai microfoni che misurano, come sapete, le variazioni di pressione, ma quello di, diciamo, misurare completamente il vettore velocità che... E questo apre la strada, a, diciamo, applicazioni molto interessanti. Ne cito soltanto una, che è la localizzazione di sorgenti sonore. Diciamo, giusto un piccolo vanto, questo, diciamo, il nostro gruppo è stato l'unico che è riuscito a realizzare con una tecnologia completamente CMOS compatibile, quindi potenzialmente una tecnologia a basso costo, questo tipo di sensori, che altrimenti hanno un costo improponibile per applicazioni su larga scala. Ultimi due piccole slide. Allora, questo è, diciamo, è un esempio in cui abbiamo utilizzato una tecnologia messa a disposizione esclusivamente MEMS, tecnologia messa a disposizione dall'IMEC in Belgio attraverso una collaborazione, e, diciamo, noi abbiamo eseguito il progetto. E questo è un micro oscillatore meccanico attuato elettrostaticamente che, diciamo, una volta funzionalizzato nei suoi elementi vibranti, in modo tale che possa in qualche modo legarsi selettivamente a delle proteine, può in qualche modo rivelarne la presenza grazie allo shift nella frequenza di, diciamo, di risonanza che la massa aggiuntiva che si deposita su questa trave va a causare. E concludo davvero, però sono andato indietro, quindi non posso, dunque, eccoci, no, è quest'altro, non avevo visto che era doppio. Dunque, ecco, questa è, diciamo, semplicemente questa slide per indicare una frontiera che stiamo varcando in questo momento, che ci porta verso i NEMS, che sono sistemi elettromeccanici ma di dimensioni nanometriche, non micrometriche. Ecco, questi dispositivi hanno, è stato dimostrato che hanno delle caratteristiche molto interessanti, soprattutto per quanto riguarda il sensing chimico, però hanno anche delle grosse limitazioni dovute alle piccole dimensioni che ne limitano la sensibilità proprio a causa della bassa sezione di cattura. Ecco, quello che ci siamo riproposti è quello di realizzare array regolari molto grandi di questi dispositivi nanometrici, che in questo caso sono dei nanofili di silicio,
E quindi coniugare queste caratteristiche uniche di sensing dovute alle dimensioni nanometriche con le sezioni di cattura tipiche di dispositivi microscopici. Beh, vi ringrazio per l'attenzione.